Perché San Francisco è un po' come Siena. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici e amiche, benvenuti alla Chinatown di San Francisco con un caffè di Starbucks. Vi do il benvenuto in questo nuovo video. È molto presto, il jet lag ci ha preso un po' alla sprovvista, però come del resto ogni volta ci siamo svegliati circa per le 6, sono le 8 adesso e niente, andiamo a scoprire questo quartiere di Chinatown a San Francisco, perché poi oggi forse dovremo ritornare al pier per vedere cosa fare. Cari amici, questa Chinatown un po' deserta, ancora tutto chiuso perché qui i cinesi aprono più tardi rispetto ai san francescani. Abbiamo provato ad entrare in un ristorante, ma era una roba troppo estrema, non facevano neanche i ravioli, facevano il pigeot. No, pigeon. Erano le 9, mangiasse un piccione alle 9 mi sembra un po' esagerato. Però stiamo andando verso una strada molto famosa di San Francisco, che non vi rivelerò il nome perché parla da sé. E devo dire, questa passeggiata è stata molto molto bella ed è incredibile come queste auto si arrampicano su queste salite veramente veramente ripide. Che dirvi, primo impatto, San Francisco è totalmente crepata. Questo è palesemente un ristorante italiano, raga. Infatti pizzeria. E completamente crepata da questo dualismo di tossici e gente che fa la propria vita. Ma San Francisco è davvero bella. Sono palazzoni e poi ci sono le casette. Per pigeon che si mangiano dopo. Ora credo che siamo entrati in quella che è di parte un po' i Little Italy. Infatti c'è Caffè Illy, secondo me qua fanno pure il caffè buono. Sì, è Little Italy, guarda, stanno le bandierine. Comunque, se posso dirvi quello che si vede sui social di questa California barra San Francisco completamente invasa da zombie, da una parte è vero, ma sono concentrati principalmente in alcune zone. Poi nella città, come tutte le grandi città, ci sono delle situazioni un po' di degrado, ma sono veramente poche. Niente, dai, continuiamo a camminare. San Francisco c'è questa tradizione, ho scoperto che i cinesini vengono ai parchi e si mettono a fare ginnastica tutti insieme, molto molto carina. Ci troviamo quindi a Lombard Street, sulla cima di questa fantastica via iconica per San Francisco. Penso sia più iconico questo che la Strada della Libertà. E sarà una bella scarpinata, ma ne è valsa la pena. Il quartiere è veramente bello, tipica e nota per questa sorta di street garden che abbiamo, come potete vedere, ed è il fatto che sia ripida e a curve zig zag, molto bella. Cioè, se voi scrivete San Francisco su Google vi esce questa, non vi esce un'altra cosa. È bello perché dal centro vedi della via, vedi uno scorcio di là, Alcatraz, un'altra salita, perché tanto una salita c'è sempre a San Francisco. E qua c'è la macchina senza autista. E lì dentro non c'è nessuno, forse Waymo, forse dovremmo prenderla prima o dopo. Ora avevamo in mente di prendere il filobus che dovrebbe portarci giù di nuovo. Dovevamo prendere al contrario che ci portasse su, però. Niente, il tram non è passato, sarà per un'altra volta. Adesso ce ne andiamo verso il porto e vediamo cosa succede. Eccolo, i mortali. Thank you.
Siamo tornati quindi nella parte più turistica di Sanfra, ossia il Pier 39, che ricorda un, non lo so, un parco giochi di Disney a tema pescatori, perché dovremmo andare a un ristorante per mangiare il crab e la chow, la tipica zuppa di pesce, di granchio dentro alla rosetta. Vediamo se non è troppo presto, è 11.52, un prestino, lo vediamo. Comunque super top mattinata, veramente bella, peccato un po' per il tempo, però un po' piano piano, un timido sole si fa vedere. Sono molto veramente contento di stare qua. Comunque, non so se avete notato nel video, ci saranno molte case colorate. Case colorate mi spiegava il mio collega Jacopo, che dato che è una città portuale, principalmente San Francisco, comunque nasce così, come tale poi si espansa. Le vernici delle navi che avanzavano le usano per dipingere le case, per questo hanno tutti questi colori così carini. Non come a Venezia, che servivano per riconoscere qual era la casa dei marinai. No al bullismo ai leoni di mare, cioè avete visto? Che schifo, i leoni di mare prepotenti. Dovremmo essere arrivati, sì, questo qua. Allora, si mettete da Crab House, posto, miglior tavolo della sala, abbiamo ordinato le ciote, che erano quelle zuppe che vi dicevo, il crab, un intero, ci divideremo, la persona è molto gentile, un po' a 6 minuti, però la cosa più bella è poter mangiare e vedere i leoni marini. Ora possiamo iniziare. Buon appetito. Per patacca oggi non si è sporca. Caldo? Sì. Molto buonissimo. Quale non mi piace? Scusate. Quale molto qualcuno. La cosa più bella è mangiare col bagaglio e nessuno ti guarda, come dire, guarda, questo non sa mangiare, in realtà sì, sto mangiando il granchio col bagaglio. Si vede pure questo? Però mi sa che è prelibato, no? Questo. Cioè, vi si presenta una roba del genere al mare, che fate? Baffa igiene. Cioè, l'unicità di questa cosa è incredibile. Cioè, mangi, è una cosa insolita, e ti vedi il leone marino che ti spunta dall'acqua. La stessa cosa potrebbe essere, mangi una carbonara e il piccione ti viene a planare nel piatto. Situazione, sole in faccia, vento pure, Pier 39, ah, questa sì che è vita. Ora pensavamo di spostarci verso Sausalito, che è un paesino arroccato di fronte San Francisco. Primo impatto super emozionante, ora ci aspetta un mini trekking di un miglio e sei. Andiamo a vedere questa vista, che è, diciamo, molto famosa per godere del Golden Gate. Noi abbiamo il ponte della musica, Golden Gate, vedete quanta potenza, si mi sono messo il gate. Il bagno vicino a dove stavamo prima. Comunque adesso torniamo giù e vorrei pensare da quel lato del ponte per percorrere tutto a piedi, ci sarà un vento che ci scaccerà e ci farà ritornare in Italia. Come mi ha fatto notare Jacopo? Dovevamo andare a Sausalito, non dovevamo farci il ponte a piedi, non essere rincoglioniti. Va bene comunque, va bene lo stesso! Piano, che non si cade! Oh, saranno 20 anni che c'è sto ponte, ma crollammo!
siamo esattamente sotto, under the bridge, e ci sono questi rumori molto molesti. Vai, senti. Suono delle auto e il vento è una esperienza di quella a 360 gradi. Sembra che tanto Milano dopo, anche del Prago. Oh, questa è una bella badosta. Non tanto per la camminata o per il vento, avevo orecchie. Non ci sento più, non so se sto parlando ad alta voce, però devo dire che quelle macchine mi hanno un po' rincoglionito. Allora, abbiamo preso l'ennesimo lift della giornata per arrivare a quelle che sembrano le porte dell'inferno o del paradiso, a secondo di come voi vedete le cose. E guardate che bello, qui dietro di me. Aspetta. Questo è la residenza del Palazzo delle Belle Arti di San Francesco. E ha questa entrata veramente, veramente maestosa. Ora vediamo in particolare. Ma io lo sapevo che quando ci sono queste cose che non c'entra niente nelle città, c'entra l'esposizione internazionale dell'arte. Infatti nel 1915 si ha qui l'esposizione internazionale dell'arte, e questo è il monumento dove le ospitava, che però poi è stato ricostruito nel 65, più avanti è stato adeguato sismicamente, quindi alla fine è un pezzo di polistirolo che non è come doveva essere. Vabbè, però è molto bello, veniteci. Allora, siamo sopra una hill, seduti su dei tronchi. Salutate tronchi! Abbiamo preso le cose al supermercato, abbiamo speso di più che andassimo al ristorante. Quello che voi conoscete, abbiamo già mangiato sul canale, che sono le tarte. Una di queste è praticamente l'uguale di una carbonara più pizza più hamburger. Ah. Come cazzo ti fanno a piacere queste cose? Ma che cos'è? È marmellata, ma è orrenda. Esperimento fallito? Diciamo. Cioè tanto ma la pappa tutta, poi ci ripenso. Mangio da stamattina alle 12. Cioè allora, dopo la merenda al parco, siamo finiti in questa Chestnut Hill, Chestnut e basta, senza Hill. Chestnut Street, per andare a mangiare un hamburger che ora vi farò vedere. Ragazzi, è bellissima, è bellerrima, anzi, cioè passa il tram, palazzi bassi, davvero davvero bella questa strada. Se vi capita di venire a San Francisco, passateci, oppure se addirittura prendeteci l'hotel, perché è molto carino, sta vicino a tante cose carine. Andiamo a mangiare, eccolo, Super Duper. Allora, questo è per farvi capire come gli americani ragionano quando aprono un posto. Sono megalomani, no? Qua invece puoi ordinare solo un hamburger o un super hamburger. Ci puoi aggiungere qualche condimento. Non posso, mi ha consigliato, tanto un mio collega ha detto questo è il miglior hamburger della mia vita. Vediamo. Lo possiamo paragonare solo a uno, che è quello di In-Out fino adesso. Innanzitutto è un po' piccolino. Nel senso, tutto sta imbarazzando, $20. È un po' di marcia. Però il panino è piccolino ma si presenta bene, è un double, molto unto, eccolo qui. Stasera voglio essere critico, le patatine sono buonissime secondo me, ma questo panino non vale il viaggio, la carne non mi fa impazzire, è un buonissimo cheeseburger ma... consigliarlo vivamente, non ti saprei di? È molto buono e mi soddisfa, però non mi sembra così speciale. No, è solo questo secco. E quindi amici miei, la giornata finisce qui, come anche questo video. Io come sempre spero vi sia piaciuto, è il primo di una lunga serie. E mi raccomando... San Francisco.